Ciao, buongiorno, eccoci. Oggi siamo il 28 maggio 2021. Era dittatoriale moderna, toccherà dargli un nome a quest'era, individuare un inizio. Bisogna vedere se l'inizio lo facciamo iniziare appunto con Wuhan, oppure con gli annunci di 10 anni prima della fondazione Rockefeller. Bisognerà trovare un inizio di questa cosa. Sapete che ci sto scherzando, va bene. Allora, sto scherzando, ma la cosa è serissima. Allora, oggi facciamo, che l'avevo già preannunciato, un video che è anche una restituzione, perché poi quando arrivi a un punto, no, che vedi la gocciolina fa traboccare il vaso, allora decidi di farlo, no? Un video sul gatekeeping, che l'avevo già annunciato, sulla religione, quindi farà parte questo video anche non solo del gatekeeping e delle restituzioni, ma anche della playlist sulla spiritualità. Perché ho finito di vedere da poco, mentre facevo la passeggiata terapeutica, l'ennesimo video in cui sostanzialmente del materialismo bello e buono viene spacciato per spiritualità. E non sto dicendo che sotto ci siano delle cattive intenzioni, assolutamente non mi permetto di giudicare le reali intenzioni delle persone. Io penso sempre che la maggior parte delle persone sono animali da buone intenzioni, poi possono essere distratte, distolte, malinformate e quindi soggette a delle pressioni che fanno scatenare anche il peggio potenzialmente dentro di loro, no? E che però fondamentalmente potrebbero essere diverse, quindi in ogni caso la maggior parte delle persone sono, secondo me, anche se museruolate, tendono, poi magari non ci riescono, al meglio. Quindi, allora, che cos'è questo gatekeeping di cui parliamo? Ricordo brevemente, no? Quando parlo di spiritualità, io cerco di... Non appoggio nessun percorso, no? Cerco di fare un discorso più generico e più generale possibile. E questo anche in accordo, in coerenza a quanto quando scrivo di politica o parlo di politica, no? Quindi non parlo di ideologie, cerco di fare un discorso politico orientato alla costruzione di un percorso politico e di un soggetto politico che sia animato dai diritti umani, no? Quindi la cosa più alta possibile, l'etica più alta possibile politicamente parlando, sviluppata dall'uomo, sintetizzata, riconosciuta dall'uomo. Stessa cosa per l'ambito della spiritualità, che a me interessa molto e che cerco appunto di dal mio punto di vista. Avrete notato che quando parlo di questa cosa non faccio nessun aggancio a nessun autore, cioè almeno non palese, perché ovviamente non nasco imparato e delle cose le ho studiate, ma non mi interessa, no? Sponsorizzare uno o l'altro. Mi interessa chiarire degli equivoci che secondo me portano fuori strada. Poi ognuno la vede
la vede come vuole. Quindi chi mi conosce sa che parlo di sostanzialmente di due dimensioni, che una è questa materiale e una è quella spirituale, trascendente, che avrebbe, no? Che avrebbe dato origine a alle altre dimensioni e in particolar modo a questa materiale, formata da energia, da materia, che sarebbe energia condensata, da spazio, da tempo, da gravità, tutte le forze, le leggi, no? E guarda caso, no? Alcune di queste forze, di queste dinamiche materiali possono certamente rispecchiare delle dinamiche spirituali, no? Essere per certi versi, anche se a un livello diverso ovviamente, perché è materiale, appunto è misurabile, possono comunque somigliare per certi versi a delle leggi che potrebbero essere dello spirito, no? Quindi dell'entità e della dimensione che trascende. E infatti, no, avevo parlato nel mio gatekeeping sulla trascendenza, perché noi siamo invasi da tutta una retorica e una narrazione, quasi un pensiero unico relativo alla spiritualità, oggi come oggi, no? Che si discosta dalla spiritualità New Age, no? E va benissimo questo, no? Perché vabbè, New Age sta fenomeno abbastanza particolare, ma poi dentro c'è di tutto, cioè, anzi non c'è di tutto, genericamente ci si metteva dentro di tutto, no? Tutto quello che esulava dalle religioni storiche, no? Dicevo, vabbè, il discorso è più complesso, ma non mi interessa qui. Quindi da tutta una retorica, un pensiero spiritualistico che prende le distanze dal New Age, non parla assolutamente di religione, assolutamente no, anzi probabilmente schifa tutte le religioni. E come dicevo nel video gatekeeping sulla trascendenza, di fatto non parla neanche di trascendenza, no? E questa è una cosa clamorosa, perché se non parli di trascendenza, non parli neanche di spiritualità, a mio modo di vedere. Poi ovviamente in tutta questa narrazione c'è una confusione, una ridefinizione, una fantastica, no? di termini, per cui capirete bene che l'argomento è vario come l'uomo e come le culture dell'uomo. E quindi, per carità, non pretendo di, anche perché non sono capace di fare una conferenza dotta su tutta la cultura spiritualistica e religiosa. Però c'è sto problema enorme, appunto, perché mentre si parla di spiritualità si parla di, no, addirittura di scissione fra il concetto di Dio e il concetto di creazione, no? Quando da che mondo è mondo, chi crede in un Dio, quindi in un principio creatore, lo ritiene l'agente di questa creazione, no? Lo ritiene l'entità o il concetto, chiamatelo come volete, che è all'origine di ogni creazione, no? Poi c'è poi da qui ci sono mille percorsi, mille definizioni, mille varianti, la cosa è complessissima, perché poi il credo religioso si sono innestati nelle varie culture, quindi anche se hanno molti minimi comuni denominatori, più di quelli che sembrano le religioni, e addirittura sono rintracciabili delle evoluzioni storiche, no? Perché noi sappiamo benissimo che la maggior parte o tanti dei concetti, di riti, ad esempio di
sì, di date, di eventi che possono caratterizzare il cristianesimo, anche se in altre forme erano già precedenti in religioni e culture precedenti, tipo erano presenti in religioni e culture precedenti, tipo il buddismo, l'induismo, eccetera. Quindi no, c'è questo travaso che segue anche le correnti mercantili della storia dell'uomo. Quindi allora, quindi ci stanno, già avete visto in questi primi minuti ci sono dei problemi enormi, no? Dove è facile perdere di vista molte questioni ed è facile finire in concezioni che secondo me portano proprio fuori strada, non necessariamente, però possono portare molto fuori strada e insomma, secondo me la non chiarezza è nemica della la non chiarezza, la mistificazione, la non precisa individuazione di termini, la confusione semantica, cioè insomma è nemica della conoscenza. E anche nell'ambito della spiritualità c'è una conoscenza da ottenere, da riottenere, eccetera eccetera. Quindi ci abbiamo, oltre al fatto, no, che appunto parlando di spiritualità si parla di fatto solo di un ambito materiale, fisica quantistica, tutte le cose, dimensioni, energie, tutta roba materiale, non si dice mai chiaramente che lo spirito, pur avendo costruito questa dimensione e pur avendo deciso di abitarla, per così dire, sia una cosa completamente diversa, no? Nel video che ho finito di sentire stamattina mentre camminavo, si dice chiaramente che Dio e la creazione sono due cose diverse, no? Poi c'è la coscienza, poi c'è appunto l'esistenza degli elementi primordiali prima del Big Bang o del concetto che viene considerato Big Bang, della concezione, insomma, dell'inizio di questa dimensione materiale ben precisa, no? Quindi e la coscienza sarebbe, non ho capito bene se il frutto o rappresenterebbe proprio il tutto allo stato caotico primordiale che poi si è organizzato, no? Quindi tutta questa cosa, in ogni caso, tutti questi concetti in ogni caso fanno parte di una cosa immanente, di una cosa non esterna. Quindi e che si è creata, cioè praticamente, se non ho capito male, dicono che il concetto di Dio non esiste, cioè di principio creatore non esiste, separatamente da questa dimensione che l'ha creato, perché Dio resterebbe quindi solo un concetto, un'idea, e che si è autocreata e che ha generato la coscienza che l'avrebbe creata. Poi c'è anche una marea di confusioni su questa cosa, no? E quindi è una cosa fantastica questa, che secondo me non aiuta proprio per niente. Poi in questo video si dicono anche tante cose anche corrette, nel senso non terminologicamente, però si descrivono delle dinamiche abbastanza corrette, ci mancherebbe, no? Perché è normale. Però il problema, e qui introduco l'altro elemento, il gatekeeping alla religione, no? In tutti questi discorsi sulla spiritualità, sulla olistica, no? Che alla fine sono tutti materialistici, no?
Andate a vedervi il video sul gatekeeping. Della trascendenza. Quindi alla fine tutti questi discorsi, oltre ad evitare proprio la trascendenza, si evita quando non addirittura si demonizza, si mette in secondo ordine, si cerca di evitare, di escludere, no, di tagliar fuori, è la questione religiosa, cioè il fatto delle religioni, l'esistenza delle religioni. Ora, quando dico questo, lungi da me dire non solo appoggiare una religione o l'altra, a questo livello del discorso non mi interessa, no? O lungi da me dire che tutte le religioni sono perfette, no, io ho sempre detto, l'uomo è capace di aberrare qualsiasi cosa, no? Quindi no, religione, filosofia, politica, qualsiasi cosa, arte, cultura, scienza, pensiero, no? E quindi chi è senza peccato scagli la prima pietra, no? Quindi lungi da me dire che le religioni sono l'esempio senza macchia e senza paura a cui rivolgersi in questo mondo pieno di cose confuse, mal comprese, comprese male, distorte. Lungi da me dire questo, e poi ognuno è libero di fare, di studiare, di ricercare quello che vuole, ma io vorrei fare una semplice riflessione, cioè quando parliamo di religioni a livello serio, io dico, cioè a livello profondo, non parliamo dei catechismi rivisti, cioè dell'aspetto religioso più delle religioni storiche che sono diventate potere, non parlo, non intendo quello, perché lì poi andremo, no? E non mi interessa, cioè non mi interessa di demolire necessariamente qualsiasi costrutto religioso, no? Però capirete che nel momento in cui la religione entra nella società, può entrarci in vari modi, e non è detto che tutti siano stati ottimali, per usare una cosa, un termine gentile, no? Quindi non sto dicendo quello. Io però voglio dire un'altra cosa che è un po' più profonda, che le religioni, le teologie a livello serio, beh, non sono così banali, tutte se studiate a un certo livello rivelano delle cose anche storicamente, poi al di là delle scelte politiche delle religioni stesse, delle lotte interne, no? Questo purtroppo è. Però parliamo di un ambito che non è che non ha niente da dire sulla spiritualità, anzi, invece, sentendo tutti questi nuovi, vabbè, adesso scherzo, questi nuovi profeti del web, che non parlano di religioni, e sembra che ognuno si faccia la sua religione, perché alla fine si infarcisce di una nomenclatura, di una terminologia che poi differisce da persona a persona, prende un po' dalla psichiatria, un po' dalla psicologia, un po' dalla fisica, un po' dalla filosofia, un po' dallo spiritismo, un po' dallo spiritualismo, un po' dall'esoterismo, un po' da... cioè, capito? Allora c'è il caos e c'è... no, e quindi ognuno... no. E io questo non faccio, chi ha seguito i miei video sulla spiritualità non potrà accusarmi sicuramente di volermi creare un culto a parte, no? E io faccio sempre cerco di fare delle riflessioni generiche in modo da che poi ognuno possa appunto riflettere
considerare delle cose che normalmente non vengono dette. Allora, tornando alla religione e alle religioni, non è che non hanno niente da dire sulla spiritualità, anzi, no. E una cosa che vorrei dire per spezzare una lancia in favore delle religioni, certamente, ripeto, non in favore dell'aberrazione delle religioni, anche quella poi da definire se c'è, se non c'è, dove c'è stata, come c'è stata, nelle terminologie, cioè lì poi diventa una cosa politica, storica, da studiosi, da sociologi delle religioni, appunto. Ma la consapevolezza e la cultura religiosa e la filosofia religiosa delle varie, appunto, discipline, delle varie correnti, delle varie religioni, chiamatele come volete, non è che parliamo di una cosa da niente. E questo deve far capire una cosa. Perché io parlo di religioni? Perché se noi pensiamo, se noi possiamo per un attimo considerare che lo spirito, quindi noi esseri spirituali, a immagine e somiglianza di Dio, scintilla divina, no? Adesso usiamo ovviamente una terminologia che ci è comune, e qui ricordo anche il video in cui parlavo delle problematiche del linguaggio, perché noi, parlando della trascendenza, però usiamo un linguaggio che è nato in una dimensione materiale, perché con il linguaggio noi diamo nome alle cose, diamo nomi ai concetti, ed è comunque un linguaggio fortemente determinato dal fatto di essere sviluppato in una dimensione materiale. Quindi, parlando della trascendenza, dobbiamo per forza considerare che c'è ovviamente una insufficienza del linguaggio, perché delle cose si possono realmente capire, dico io, nel momento in cui si riesca veramente a comprendere e diventare consapevoli, quindi neanche sperimentare, perché noi possiamo sperimentare la rottura, le catene di questa dimensione materiale, ma nel momento in cui le sperimentiamo, rompiamo, magari terminologicamente parlando neanche si può parlare di sperimentare, perché tu sperimenti un qualcosa che puoi seguire, percepire con i sensi. Nel momento in cui andiamo sul trascendente, più che sperimentare, io direi quasi un ritorno alla reale dimensione, un ridisvelamento della nostra reale dimensione, che non è sperimentarla, è esserla, perché noi siamo non una parte di questo universo, ma siamo la dimensione che l'ha creato, no? Quindi sperimentare è un po' impreciso, buttiamolo là così per capirci, no? Quindi se noi esseri spirituali ci siamo invischiati o ci hanno invischiato, abbiamo fatto sì di metterci in condizioni che qualcuno ci abbia invischiato, o ci siamo sbagliati, o abbiamo deciso scientemente di invischiarci, di dimenticare tutto, cioè qualsiasi sia la cosa, o al limite siamo stati creati, no? Questa, permettetemi, è una cosa che io non riesco ad accettare, vabbè. Cioè che l'anima, che lo spirito sia una cosa creata, va contro ogni logica teologica, direi io, contro ogni concetto di trascendenza e di spirito, appunto, no? Perché se una cosa creata è una cosa materiale. Quindi, se la persona è un insieme di
di ambito spirituale, ambito materiale, però è un insieme, cioè però le due cose sono separabili, sono messe insieme e danno forma a una persona che si riconosce in un corpo, ma l'ente che forma la consapevolezza, il sé, l'io, l'individuo fondamentale, non è il corpo, ma è chi lo abita. Quindi se noi a livello spirituale, appunto, ci siamo invischiati in questa dimensione materiale, e con tutta evidenza la cosa non è avvenuta l'altro ieri, e con tutta evidenza non è così semplice, se non a livello teorico, ma neanche tanto, perché poi la cosa è molto confusa, come abbiamo visto, non è così semplice definire, capire la sostanziale differenza fra queste due dimensioni, e quindi anche ricordare che cosa è successo nella notte dei tempi, no? E non dico che non è possibile, perché visto che noi facciamo parte della dimensione creatrice, siamo i creatori, possiamo anche ricordare. Quindi il problema è lì che entra il percorso religioso, che potrebbe aiutarci a ricordare. A questo sostanzialmente, secondo me, tirando un po' le fila, la somma no? Dell'utilità delle religioni. Le religioni al loro massimo potenziale possono aiutare a ricordarci. Quello è, oltre a legare le comunità e quindi essere un agente, finché non si aberrano, finché non fanno i casini, finché non entrano in politica, finché non diventano solo politiche, perdendo lo spirito, no? Finché non fanno casini. E non è detto che poi li debbano fare sempre, cioè è come un'altra cosa, no? È come l'altro gatekeeping sulla politica e sui partiti, no? Io spero sempre che sia possibile creare un partito ideale, ci sto scrivendo anche una serie di articoli, quindi è stessa cosa per la religione, no? Per la spiritualità, no? Quindi ci sono tutti, sono tutti, per certi versi sono connessi i vari oggetti dei gatekeeping, no? La politica, i partiti, la trascendenza, le religioni, no? E guardate caso, tutto il vecchio mondo, no? Pur nelle sue contraddizioni, nella modernità viene diversamente distrutto, no? E quindi anche quello della religione. Quindi, semplicemente, io la voglio lasciare così semplice: se la riscoperta del sé, dell'essere, dello spirito, non è una cosa da poco, non è così facile. Per me è comprensibilissimo che in qualche modo l'uomo abbia costruito, abbia formato, abbia sintetizzato le religioni, vuoi per rivelazione divina o presunta rivelazione divina, vuoi per quello che volete voi, no? E qui c'è una macro suddivisione delle religioni, delle culture religiose, no? Tra quelle dovute alle rivelazioni dalla dimensione trascendente o presunte tali, a quelle in cui invece sono gli uomini stessi che scoprono o che pensano di aver scoperto o che sintetizzano delle cose da trasmettere agli altri uomini, non perché rivelate loro dalla dimensione trascendente, divina, ma perché loro stessi magari si rendono conto di far parte appunto di quella dimensione divina, no? e hanno cercato di indagare in vari modi, no? La realtà ultima delle cose, della loro essenza, e hanno trasmesso agli altri la possibilità
che gli uomini con i mezzi umani, quindi ogni uomo con mezzi umani, possa rompere le barriere della non conoscenza con tutto quello che ne consegue. No, quindi hanno trasmesso questa idea, uno su tutti, Buddha, no? Gotama Sakyamuni, nato 500 anni prima di Cristo, che praticamente rivelò quello che rivelò, scrisse quello che scrisse, scrissero quello che scrissero su di lui, no? E la sua parola civilizzò un po' l'Oriente. E poi parliamo di ancora cosa ancora precedente, come gli inni vedici, gli inni sacri, no? Dove dentro c'è anche la fisica dentro, praticamente, a quanto dicono gli studiosi, il libro di Pedrano dei morti, cioè una marea di cose che poi coordinate, sintetizzate, organizzate anche in religione, anche in, no? Perché l'argomento da affrontare non è vasto, quindi ha un senso, al di là, ripeto, al di là dei problemi che poi possono aver dato le religioni a livello politico, come le politiche, ripeto, come la filosofia, come, no, quindi come tutto, no? Tutto può essere usato male o bene. Quindi, ma c'ha un senso la religione, perché è un tentativo di costruire, di dare un percorso, no? C'ha completamente senso. Invece nella spiritualità moderna, oltre a non parlare di trascendenza, in qualche modo addirittura si arriva a demonizzare la religione, e questo non credo che sia un bene. Non credo per niente che sia un bene, perché magari le religioni storiche possono essere anche superate, ma per superarle uno dovrebbe anche un po' conoscerle, dovrebbe far tesoro, perché lì dentro ci sono molti tesori nelle religioni. E non sto parlando di un possibile ecumenismo come vorrebbero fare, a quanto pare, le elite con una religione unica mondiale, no? Un sincretismo globalizzato, distraente e probabilmente deviante. Non sto parlando di quello. Infatti, nel momento in cui io ho fatto anche un articolo sull'ecumenismo necessario in politica e anche fra le religioni, no? Se volete ve lo metto. Questo, l'unico ecumenismo possibile, è reso dai consegnato dai diritti umani. Quindi le religioni potrebbero accordarsi sui diritti umani fra di loro e per influire socialmente, positivamente, per far sì che la società dell'uomo mantenga, non superi in maniera distorta i diritti umani con i diritti inventati, i nuovi diritti inventati dai gender e dalle elite, no? Che li finanziano, ma appunto ritornino a un concetto, no? Possibile di reale convivenza, perché è possibile, senza dire di mistificazione, di miscuglio, no? E poi la storia piano piano farà quello che deve fare, no? E sono i processi veloci fatti dall'alto che sono sbagliati, distorti e pericolosissimi, no? Quindi invece un processo decantato se fra 200 anni si arrivasse a una religione unica mondiale, perché veramente, no, le religioni decidono di aprirsi totalmente con la società civile e fra di loro,
e in santa pace dicono ok, ah, prendiamo sto pezzetto da nostra, perché questo, beh, poi lì ci hai capito più qualcosa tu, lì mi piace quello che dici tu, cioè cerchiamo di mettere, cioè se fosse un processo culturale naturale, io non ci troverei niente di strano, no? Però sarebbe una cosa che appunto, allora lì si potrebbe parlare di evoluzione, no? Perché come dicevo nel video contro l'evoluzione, no? Non ho detto che non ci possa essere un'evoluzione positiva di qualcosa. Ben altra cosa del concetto che l'uomo si sta evolvendo. Date a vedere altro video, poi ne riparliamo. Quindi, allora, credo più o meno di aver inquadrato la cosa. Potrei dire altre cose sulle problematiche del pensiero, che il video che ho sentito stamattina sintetizza benissimo, purtroppo, in tutte le sue criticità, in tutte le sue mistificazioni, in tutte le sue confusioni, no? Perché veramente, cioè, si fa un gran casino a livello proprio terminologico, al di là del fatto quindi di determinare esattamente che, insomma, praticamente che Dio non c'è. Si dice anche però che noi siamo i creatori, quindi ognuno di noi, no, quindi però non siamo trascendenti, perché la coscienza che ci caratterizza però è quella che è insita nell'universo, che lo ha ordinato, quindi siamo sempre nell'ambito materialistico, anche se parlano di spiritualità, cosa fantastica questa, no? E poi si dice, no vabbè, già l'avevo detto su un altro video, sembra che secondo queste persone, no, usano per i miei scopi spirito e anima sono praticamente dei sinonimi, mentre no, perché nelle tradizioni parlano di spirito, delle tradizioni parlano di anima, come comunque anche cristianesimo, parlando di anima, parla della parte, no, più fondamentale, che per loro è completamente collegata al corpo, secondo loro si risorge in anima e corpo, va bene, no? Quindi, però l'anima è quella che caratterizza il sé, che caratterizza l'essenza spirituale, no? Quindi secondo invece questa nuova suddivisione, narrazione, che forse è figlia anche della psicologia, insomma risente secondo me di molte cose moderne, queste sì abbastanza pessime, no? L'anima, da quello che ho capito, per come la descrivono, è quella che noi invece più tradizionalmente chiameremmo come dimensione mentale, no? La mente che collega il corpo all'essere, e che permette che l'essere si interfacci con il corpo e con l'ambiente, e quindi la mente è quella dimensione, che quell'entità, no, che mantiene i ricordi, eccetera eccetera. Invece loro no, quando parlano di mente sicuramente parlano del cervello, e addirittura si arriva a dire che nel cervello ci sono le immagini mentali, altra grande cosa. E quindi no, quest'anima sarebbe una cosa sostanzialmente chiaramente, però una cosa addirittura si arriva a dire che non avrebbero tutti, no? Perché gli stronzi, detta proprio parole povere, non ci avrebbero un'anima. No, io, una persona senza anima, io non descriverei così questa cosa, però che volete fare? Questo è il problema, no? Il problema della, se vogliamo, no, della distruzione delle religioni, no? Cioè della, e del prendere da destra e sinistra delle concezioni della storia, poi per carità, cioè sono mille i percorsi, che poi però ognuno può sintetizzare, può ordinare, se possiamo parlare di ordine, a modo suo, no? Per cui io non lo so, se vedessi una persona senza anima realmente, no, non so se vedrei un corpo che si muove con una certa direzione e con una certa logica,
non lo so cosa vedrei, soprattutto poi se andassi a parlare con questo corpo. No, non lo so. Secondo me vedrei qualcosa di chiaramente abbastanza strano, no? Perché secondo me un corpo senza anima, cioè senza l'ambito mentale, non dico che stia lì seduto sulla sedia quasi vegetando, e se non gli dai da mangiare neanche mangia, a poco ci manca, quindi no. E vabbè, quindi questo è un altro problema, ma adesso lasciamo perdere. Cioè, e quindi no, anche questa implicita suddivisione, no, questa però la voglio dire, questa implicita suddivisione tra uomini, no? E quindi qui, grossa domanda, i diritti umani che fine fanno? Cioè, se implicitamente ci si vorrebbe dire che alcuni di noi hanno l'anima, alcuni no, quelli che non ce l'hanno sono più stronzi, malvagi magari, e di fatto non avrebbero, stando così le cose, perché è una cosa strutturale, sarebbe una cosa strutturale questa mancanza, non avrebbero possibilità di redenzione dai loro misfatti, per non chiamarli peccati, per non usare una terminologia, no, dalle loro non comprensioni, no? Non potrebbero mai rimediare, no, alla loro eccessiva discesa spirituale, per chiamarla così. Quindi si crea anche questa strana dimensione, questa strana concezione, questa strana suddivisione tra esseri, no, poi con tutta la terminologia strana, cioè capite? E io qui ci sento non solo la mancanza di trascendenza, che è fondamentale, perché ripeto, io sento 99%, per non dire 100%, quando parlano a certi livelli sento solo materialismo, no? E se va bene un po' di umanesimo, ma sostanzialmente materialismo, quindi non ci sento per niente spiritualità. No, ma qui io sento la mancanza di religione, a sto punto qualsiasi essa sia. Cioè, mi sa meglio una cosa anche di migliaia d'anni fa, ma ben organizzata, con una cultura e con delle concezioni che magari non è detto che debbano essere seguite al 100%, che però magari contengono delle verità, delle pratiche volendo, delle concezioni però leggermente più precise, no? Poi magari sì, anche delle religioni minoritarie storicamente, per carità, non è che dico che religioni, quando parlo di religioni vanno bene solo quelle di massa, solo quelle in cui si sia personificato il Dio addirittura, no? I sistemi teocratici, cioè non dico di quello necessariamente, no? Per esempio ho parlato anche di buddismo e non sto sponsorizzando il buddismo, ripeto, non, cioè lo dico solo per a scopo tra virgolette didattico, insomma. Quindi io sento molto la mancanza di queste cose, e il fatto che manchino queste cose è proprio evidente dalla grandissima confusione fra piani, fra concetti, fra terminologie. Che ritrovo nella narrazione spiritualistica, tra virgolette, olistica, tra virgolette, che vediamo sul web.
e come un po' per l'assenza della politica l'incazzatura è pari, insomma, quando sento ste cose. Ok, spero, non vi metto il link del video, non voglio creare polemiche con nessuno, non, in genere quando metto dei link dei video di cui parlo o di articoli o di cose di cui parlo è perché in ogni caso li ritengo interessanti o veramente dico guardate sta stronzata o questa cosa negativa delle terre è stata detta lì, no, però quindi quando hanno caratteristiche che eccedono in positivo o in negativo, no? Quindi quando invece stiamo facendo un pur parler, anche perché vabbè ho visto sto video stamattina ma ne ho visti tanti altri, dovrei mettere tutti, no? Quindi non gli do così importanza, quindi non ve lo metto il link, perché tanto so discorsi che avrete, se vi interessate di questo argomento, che avrete sentito in diversi modi da un sacco di gente. E quindi vi invito a riflettere. Adesso non è che dovete domattina abbracciare la prima religione che capita, per carità, però riflettete sulla mancanza di una filosofia religiosa nella speculazione fatta a certi livelli, la mancanza di non solo di trascendenza ma di tradizione per certi versi. E che la tradizione è una cosa anche diversa dall'erudizione, perché non dico che manca erudizione in queste, ma manca la tradizione. Riflettete su questo. E quindi vi invito a iscrivervi al canale, a condividere, a mettere i like, no? Fatemi sapere che ne pensate. Riflettete su sta cosa, perché secondo me è un indice molto importante della gravità del presente. E facendo salvi, ripeto, le buone intenzioni di tutti, però, e la chiudiamo qui, come sapete la strada dell'inferno è la strigata di buone intenzioni e le trappole allo spirito, verso lo spirito e dello spirito, magari so anche un pochino più complesse, vanno trattate non così, senza particolari precauzioni, diciamo così. Chi vuol capire, capisca. Ok? Alla prossima. Fate i bravi e buona giornata.